siamo contenti che dopo 3 anni registriamo un'evoluzione importante. È il segno che l'amministrazione c'è, vuole essere presente, vicina a queste persone, a questo quartiere, lavorare senza riserve. Devo dire che qui è una bella realizzazione che va nel senso di una ritrovata qualità della vita di questo quartiere, che è importante. Chiaramente questo è un luogo che custodisce una memoria, quindi ecco, l'appello che facciamo qua come assessore alle manutenzioni è quello che ci sia particolare attenzione, cura e responsabilità da parte di tutti coloro che lo frequenteranno, perché come dire, sarebbe proprio il senso, secondo me molto bello, di un'attenzione, di una responsabilità per la cosa comune che è più importante forse qui che altrove. Ogni cittadino che è arrivato ha chiesto come voleva che si trasformasse quest'area e quindi, prendendo il meglio delle richieste e andando a calibrare le cose fattibili e le cose non fattibili, abbiamo reso questo spazio una vera piazza per il quartiere. Quindi abbiamo inserito spazi morbidi per il gioco e per l'allenamento e poi i giochi per bambini. Il tutto l'abbiamo fatto grazie al supporto di alcuni sponsor, ma soprattutto grazie ai Lions che si sono uniti e ci hanno dato una mano per far sì che i giochi fossero integrati tra giochi per la disabilità, quindi accessibili completamente, e giochi normali. È una, diciamo, è un'area ludico-sportiva, diciamo, nel senso che si possono svolgere attività ludiche, però anche attività sportive, ed è rivolta a un po' a tutte le fasce d'età, come dicevano gli assessori che hanno preceduto nella presentazione. La volontà dell'amministrazione era proprio quella di valorizzare, diciamo, questo luogo della memoria, creando uno spazio d'aggregazione per tutti gli abitanti del quartiere,